finalmente. Una settimana e siamo nuovamente qui con voi e con loro. Siamo all'interno dell'Istituto Alberghiero Armando Perotti di Bari, con noi gli studenti, una rappresentanza degli studenti, lo chef, il master chef Antonio De Rosa, grazie per essere con noi, una donna che oggi mi dà sostegno, Rabia, studentessa. Com'è andata la settimana? La settimana è andata bene come sempre, sempre impegnati. Impegnativa. Sì, tra l'altro la settimana scorsa abbiamo avuto anche un evento importante, per cui adesso ci organizziamo per altre attività e andiamo sempre avanti con lo svolgimento delle attività didattiche. Antonio, prima di presentare la ricetta di oggi, una domanda: ma i ragazzi sono più motivati al primo anno o le motivazioni arrivano strada facendo nel corso degli anni successivi? È chiaro che la motivazione dei ragazzi un po' la scoprono man mano che vanno avanti, quando riescono realmente a tirar fuori la loro passione, perché chiaramente quando arrivano qui sono ancora molto piccoli, sono ancora abbastanza giovani, per cui a volte non sempre sono consapevoli di quello che potrà essere il loro percorso, il loro futuro, il loro cammino. Mentre man mano che crescono, molti di loro si rendono conto che questa è la strada giusta e lavorano per raggiungere gli obiettivi. Ovviamente si sente un vociferio di sottofondo perché siamo nelle grandissime cucine dell'alberghiero, dove tante altre classi stanno facendo lezione. Vi chiediamo scusa, ma questa è la vita della scuola. Allora, chef, io vedo qui tanti ingredienti, zucca, cedro, patate, spinaci, cosa prepariamo oggi? Allora, oggi parliamo un po' di cucina vegetariana, per cui la cucina vegetariana io credo sia in qualche modo un po' la cucina del futuro, perché è un trend gastronomico in continua evoluzione, in forte crescita. Le persone che scelgono di vivere la propria vita abbracciando un sistema alimentare che escluda dalla propria dieta carne o pesce, o addirittura ancora di più, in maniera ancora un po' più integralista, anche tutti i prodotti di origine animali, ovo, latte, derivati compresi, diventa sempre maggiore, e oltretutto esiste una consapevolezza diversa da parte del consumatore, da parte di chi consuma, e un'attenzione diversa rispetto a ciò che mangia, dal dove proviene, del come è fatto, del rispetto per la natura, del rispetto per le persone che producono questo cibo. Quindi un piatto glocal a base di? A base di patate, ovviamente, per cui diciamo prodotti estremamente poveri, per cui la patata, patate, zucca, perché prepareremo una patata farcita, per cui la patata cambia un po' veste, nel senso che la patata diventa il piatto principale, per cui non più delegato, comunque non soltanto relegato al ruolo di contorno, ma la patata diventa contenitore dall'interno del quale poi noi andremo a preparare, a servire una preparazione a base di patate in cui andremo a creare questo gusto un po' agrodolce grazie alla zucca, al cedro candito, e poi gli daremo una parte croccante con i filetti di mandorla che andremo invece a servire, per cui diciamo questa è la parte diciamo local, quella global invece. La patata la serviremo su degli spinaci che andremo a saltare con dell'olio di sesamo. A me sta già venendo fame. E poi assaggerai. Allora, procediamo subito. Per cui che cosa ragazzi, facciamo? Ragazzi, attenti, laviamo accuratamente le patate, dopodiché chiudiamo singolarmente le patate in un foglio di alluminio. Dopo averle condite, per cui le condiamo con un po' di sale, per cui un filo di olio extravergine d'oliva. Chiaramente noi quando pugliesi diciamo un filo siamo sempre abbastanza generosi, non è mai realmente, voglio dire, una cosa miserabile. Un po' di pepe nero, poi aggiungiamo una foglia d'alloro, aggiungiamo uno spicchio d'aglio. Sto imparando qualcosa, okay? Tempo per ci vuole, ma sto imparando. Uno spicchio qualcosa. D'aglio, dopodiché chiudiamo, avvolgiamo le patate singolarmente, la mettiamo in un contenitore
una pirofila da forno, una teglia da forno, e la cuociamo in forno a 180 gradi a seconda della dimensione delle patate per un periodo di tempo variabile. Diciamo che una patata di circa questa, circa 250 grammi, avrà bisogno di una quarantina di minuti. Chiaramente anche qui dobbiamo fare attenzione e controlliamo la patata, perché in questo caso dovrà essere cotta ma nello stesso tempo un po' consistente, perché solida, perché se diventa troppo cotta la parte esterna non sarà sufficientemente rigida per poter accogliere nell'interno il suo ripieno. Per cui inforniamo le patate e aspettiamo la cottura. Nel frattempo incominciamo a preparare la base con la quale poi completeremo queste patate. Per cui prendiamo della zucca gialla, la tagliamo a fettine dello stesso spessore, dopodiché togliamo via la buccia ovviamente, e andiamo a tagliare una piccola cubettata. Se parlassimo nel gergo culinario direi una brunoise, ma dato che dobbiamo rendere il concassè per il pomodoro, cui la brunoise, ogni cui verdura ha un suo taglio, esattamente, per cui tagliamo dei piccoli cubetti, mettiamo sul fuoco la padella, la riscaldiamo, aggiungiamo un filo di olio extravergine d'oliva, intanto abbondante, che l'olio si riscalda. E cosa facciamo? Tritiamo la cipolla. Una cipolla bianca, potremmo utilizzare anche del porro, che ha un profumo meno intenso, meno aggressivo, che ha questo sentore molto primaverile. Allora, abbiamo messo cipolla e zucca a soffriggere con un po' di olio, benissimo, esattamente, un po' di olio. E per cui saliamo leggermente, aggiungiamo un pochino di pepe e poi completiamo con qualche granello di coriandolo. Ok, allora la zucca è pronta, grazie. Prego. Possiamo mettere via la zucca. Intanto le patate sono cotte, poggiola, cosa qui facciamo? Eccola qua. Non sul tagliere, poggiola qui. Ok, grazie. Benissimo. Ok, benissimo. A questo punto lasciamo raffreddare un attimo le patate. Professoressa, la sua scuola è reduce da un importante riconoscimento ricevuto in questi giorni. Sì, siamo stati chiamati a Roma dal Ministero delle Politiche Agricole per un riconoscimento, per un evento che abbiamo effettuato l'anno scorso, a giugno. Per 3 giorni, fine maggio, giugno, il buon pescato italiano è stato promosso dal Ministero delle Politiche Agricole in 5 regioni d'Italia. La Puglia ci ha coinvolti, siamo stati coinvolti come istituto alberghiero e abbiamo avuto appunto un riconoscimento molto importante per noi, sia per le qualità professionali ma soprattutto per la presenza degli studenti, che hanno mostrato delle capacità, conoscenze tecniche superiori alla media. È stato veramente molto importante e molto bello. Raffreddate le patate. Le patate le togliamo via dalla carta d'alluminio e andiamo a questo punto a crearci la barchetta. In questo caso la patata la serviamo con la buccia, anche perché la parte più buona probabilmente delle patate è rappresentata proprio dalla buccia, soprattutto se poi la patata è una patata nuova, non ha la buccia troppo spessa, se l'abbiamo lavata molto bene. Per cui pratichiamo un piccolissimo taglio alla base per crearci proprio l'appoggio. Dopodiché andiamo a tagliare a 3/4 la patata, in modo tale da poter successivamente andare con un cucchiaio, d'accordo, bene, così, molto semplicemente, con un cucchiaio svuotiamo la patata, le patate. Allora, andiamo a completare il ripieno. Allora, aggiungiamo le patate che abbiamo tolto dall'interno. Non le passiamo, perché in questo caso non voglio avere un impasto tipo crocchette di patate, crocchetta. Voglio semplicemente un impasto che sia invece bello, piuttosto consistente. Allora, aggiungiamo il cedro candito che abbiamo tagliato, vedete, il cedro candito, per cui avremo questo tenore anche un attimo agrodolce all'interno di questa patata, che io trovo sempre particolarmente piacevole. Aggiungiamo un po' di filetti di mandorle tostati. Ah, quindi si aggiungono all'impasto. Li mettiamo un po' nell'impasto. Intanto, ragazzi, accendiamo il forno a 180 gradi perché dobbiamo gratinare la patata, per cui abbiamo condito
la patata all'interno delle patate. Questa è la patata che avevamo già fatto cuocere per circa 40 minuti a 180 gradi. Riempiamo la patata in questo modo, senza andarla a compattare, perché non voglio ottenere un effetto compresso all'interno della patata, ma voglio avere questa sensazione così, un po' di, se vogliamo, anche un po' di leggerezza. Distribuiamo ancora dei filettini di mandorle, che poi ci daranno appunto questa, non soltanto la parte gratinata, ma anche la parte croccante esternamente. Allora, intanto possiamo infornare la patata fin quando non sarà bella dorata. In attesa che la patata cuocia, noi prepariamo. Allora, adesso prepariamo l'elemento di guarnizione. Per cui, prima di passare a cuocere gli spinaci, prepariamo la parte, diciamo, croccante, cruda. Mentre la patata sta cuocendo, noi abbiamo tagliato a striscioline sedano e carota, le abbiamo messe in una coppa con dell'acqua ghiacciata. Poi il nostro chef ha messo degli spinaci, anziché a bollire, li ha messi in padella con un po' di olio extravergine d'oliva. Stanno cuocendo, ultimata la cottura degli spinaci, iniziamo ad impiattare. Sì, cominciamo a completare intanto la patata, qualche minuto ancora ed è pronta. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fa assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! E così abbiamo il piatto vegetariano proposto oggi, che non sia soltanto buono e bello per chi ha deciso di vivere la propria vita sposando un'idea, ma che sia bello e buono anche per tutti. Bene, grazie chef. Come potremmo chiamarlo questo patata piatto? Patata farcita con zucca e cedro. Com'è che è? Grocal? Possiamo chiamarlo, sì, il piatto grocal. Sì, se volessimo definire il piatto, perché comunque, detto, mette insieme i prodotti della nostra tradizione con alcuni profumi, con alcuni sapori di più ampio respiro. Grazie chef, grazie a tutti voi, piacere. Anche ragazzi. Grazie a loro. Ci vediamo la prossima settimana sempre con Chef Che Passione.